Super Mario compie 35 anni e Nintendo ha deciso davvero di festeggiarlo alla grande. Con un Nintendo Direct a sorpresa, la casa di Kyoto ha infatti confermato le voci di corridoio, andando ad annunciare tutti gli eventi a tema dedicati a celebrare il nostro idraulico preferito. Ci sono però davvero tanti funghi al fuoco, perciò mettetevi comodi e let's go! Si parte con un Game & Watch speciale, dove si può giocare l'originale Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels e una versione di Ball con Mario come protagonista. Come tutte le vecchie console Nintendo funziona anche da orologio e avrà 35 easter egg tutti da scoprire. Sarà disponibile però solo per un periodo limitato, ovvero dal 13 novembre 2020 fino alla fine di marzo 2021. Mancava praticamente solo il suo porting tra quelli dei giochi di Mario per Wii U e alla fine anche Super Mario 3D World riuscirà ad arrivare su Switch il 12 febbraio 2021. Con una versione migliorata che potrà vantare anche l'aggiunta del multiplayer online. Ma non sarà da solo, visto che nel pacchetto verrà incluso anche il misterioso Bowser's Fury. In più potremo acquistare anche due nuovi amiibo, dedicati a Mario Gatto e a Peach Gatto. Pensavamo non fosse possibile, e invece alla fine è successo. Dal 1 ottobre 2020 fino al 31 marzo 2021, gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online potranno infatti giocare a Super Mario Bros. In versione Battle Royale per 35 giocatori. Molto più interessante invece l'annuncio di Mario Kart Live Home Circuit, una versione in realtà aumentata dello spassoso gioco di corse Nintendo che sfrutta macchinine con una telecamera e checkpoint reali per creare veri circuiti in casa propria. Sarà disponibile per Switch dal 16 ottobre 2020. Eventi collaterali dedicati al baffuto idraulico Nintendo andranno poi avanti fino alla fine di marzo 2021. Con oggetti a tema in Mario Kart Tour dal 9 settembre, nuovo merchandise in arrivo nel My Nintendo Store, una corsa ninja che verrà aggiunta in Super Mario Maker 2 a novembre, un torneo a tema in Super Mario Bros. Ultimate tra novembre e dicembre, uno Splatfest dove si sfideranno le squadre Super Fungo e Super Stella a gennaio 2021 su Splatoon 2 con tanto merchandise a tema anche nello store, nuovi mobili ispirati a Super Mario in Animal Crossing New Horizons a partire da marzo 2021, e infine una serie di altri prodotti già disponibili o in arrivo che verranno via via annunciati sul sito dedicato. Ma non è tutto, perché sull'app Super Nintendo per gli abbonati a Nintendo Switch Online sarà disponibile già da oggi Super Mario All Stars, la collection dei primi 4 Super Mario Bros. Da giocare su Switch. Infine è arrivato l'annuncio che tutti aspettavano. Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy arriveranno su Nintendo Switch con Super Mario 3D All Stars. Un pacchetto di tre grandi classici della serie Mario in 3D, che potranno vantare una risoluzione superiore e che saranno disponibili dal 18 settembre 2020 su Nintendo Switch. Attenzione però, perché anche in questo caso si tratta di un prodotto in edizione limitata. E anche la versione digitale potrà essere acquistata solo fino a fine marzo 2021. Sì ragazzi, questo anniversario sarà davvero uno spasso per collezionisti e sciacalli. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda gli annunci del Nintendo Direct dedicati al 35esimo anniversario di Super Mario. Siete rimasti soddisfatti? E qual è l'annuncio che vi ha sorpreso di più? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto, e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.